Buongiorno. Secondo appuntamento del Q&A, dove vi vado a commentare i commenti che mi sono piaciuti di più che avete scritto nel mese di ottobre, e in questo video ce ne sono alcuni anche che mi hanno criticato, perché è giusto menzionare anche chi critica i miei contenuti. Tutti i commenti che vedrete in questo video sono i commenti che avete scritto nel mese di ottobre. Successivamente alla pubblicazione di questo contenuto, tutti i commenti che scriverete verranno proposti nel mio prossimo Q&A del mese di dicembre. Quindi mi raccomando, dopo questa pubblicazione commentate un sacco tutti i miei video che andrò a pubblicare sul mio canale. Almeno così i commenti che mi piacciono di più li commenterò nel mese di dicembre. Caspita, sto già parlando del mese di dicembre. Qua si avvicina Natale, ragazzi, si avvicina Natale. Vi faccio ridere un attimo. Questa è la, penso, quindicesima volta che rifaccio questa clip. Quindi se vuoi farti due risate di vedere tutti gli errori di registrazione, sia di questo inizio di video che del resto del mio contenuto, arriva ai titoli di coda, almeno così ti fai due risate. Adesso vi lascio a tutti i commenti che avete scritto nel mese di ottobre. Sono stati tanti e ho avuto anche difficoltà a scegliere quelli che mi piacevano di più. Siamo al commento di Andrea, che mi ha iniziato a seguire da un po' e commenta quasi tutti i miei video. Grazie Andrea, ti ringrazio. Menziono due commenti che mi sono piaciuti un sacco, perché ne hai fatti veramente tanti. Uno, che non vedi l'ora delle mie prossime pubblicazioni, ti ringrazio, speriamo che tutti i miei iscritti siano come te. E poi il commento, quello dei contro della Costa Crociera, dove mi sono passate le biciclette. Quindi sei arrivato fino a fine video, grande, perché nei miei ultimi video, se non lo sapete, metto gli errori di registrazione e quindi le gaffe che faccio quando mi blocco, se mi passa qualcuno davanti. E ho visto che almeno a te Andrea inizia a piacerti. Spero che ci siano altri che arrivano a quel punto del video e possano piacere. Joined Panic mi ha scritto sotto il video di Amazon, il tutorial, e mi ha detto che Amazon Prime costa 49 euro, invece io ho detto 70. Mi sa che hai ragione tu, mi sa che mi sono sbagliato, io mi ricordavo che costava 39, poi l'ha aumentato a 69, e invece no, sono andato a controllare, effettivamente come dici tu, da 36,90 è passato a 49,90, vabbè, mea culpa. Grazie per l'appunto, ogni tanto si può anche sbagliare e dire qualche cavolata, sì, ci può stare. Per i miei lavori in giardino, purtroppo sono ancora bloccato perché sto aspettando che mi tirano via queste benedette impalcature, anche se ho iniziato a fare la fontanella per il mio giardino e ci sto già lavorando. Prossimamente vedrai la fontanella costruita da zero, fatta da me, sperando che riesco a farlo, non lo so, perché mentre che sto commentando questo messaggio la sto progettando, quindi non so cosa verrà fuori. Commento di Dona B. Ha iniziato a seguirmi grazie ai video della Costa Crociera. Ti saluto Dona, grazie che continui a commentare i miei video, anche se sono di genere un po' diverso, visto che hai provato forse anche a commentare una mia video recensione sulla Parkside. Purtroppo io non sono un crocierista, quindi faccio vari generi. Non ti preoccupare che sto preparando forse dei generi che ti potrebbero piacere, sempre su Fai da Te. Nel commento che ho preso in considerazione mi commentavi che tu hai fatto solo una crociera, ma essendo uno spirito libero non vedi le crociere di buon occhio. Guarda, ti dico la verità anch'io, io preferisco viaggiare, non sono il classico vacanziere da hotel, spiaggia, spiaggia, hotel per una settimana. A me piace girare e conoscere nuovi popoli. Purtroppo con mia figlia piccolina ho iniziato a viaggiare nel mondo da poco tempo. Già l'anno prossimo c'è un programma vacanze diverse, forse Stati Uniti. Sto ancora decidendo se andare o no.
E per il parco di Monza, sì, Dona, io ci sono innamorato, diciamo che è la mia seconda casa, non solo per i video, ma ci vado a passeggiare, ci porto il cane e ci porto la figlia. È veramente un polmone verde che abbiamo qua a Monza che è spettacolare. Comunque, ti ringrazio che continui a commentare, spero che continui a commentare con bellissimi commenti, almeno così ogni mese ti menzionerò nel mio Q&A. Ciao, grazie. Siamo arrivati al commento di Lorenza Pisoni. Mi hai commentato altri video, ti ringrazio come sempre. E ho preso di riferimento questo tuo commento che mi dici sull'all-inclusive che tu eviti perché ti sai mai gestire sulle crociere avendone fatte più di una. Il mio consiglio è fare un all-inclusive per uno come me che è stata la prima esperienza, quindi non sai come giostrarti tra le varie bevande, i vari ristoranti, che cosa è incluso, cosa non è incluso. Secondo me, per uno che fa per la prima volta una crociera, gli conviene avere l'all inclusive, almeno così non ha pensieri sulla nave di spese extra, e poi in una successiva crociera può valutare un pacchetto all inclusive completo, parziale o medio, di quelli che mettono a disposizione, specialmente in Costa Crociere. MSC, sinceramente, non lo so. Ti ringrazio per i complimenti di mia figlia che dice nel commento che è un valore aggiunto. Meno male perché era un po' titubante a farla comparire nei video. Infatti, se vedete, non c'è quasi sempre nei miei video che pubblico su YouTube. Successivamente, più diventerà grandicella, più la farò partecipare ai miei video. È un po' una cosa complicata perché io sento separato. Sua mamma non è tanto propensa ai social, quindi devo stare un po' attento su quello che faccio. Comunque, ti ringrazio e mi raccomando, continua a commentare tanto, tanto, tanto se vuoi comparire nel prossimo Q&A. E siamo arrivati al commento di Giuseppina Zanni, che mi segue da un sacco, commenta sempre i miei video, ti ringrazio e gli è piaciuto il video dove l'ho registrato tutto al Parco di Monza. Sì, è un bellissimo polmone verde qua in provincia di Monza Brianza, io ci vado dentro spesso e ne approfitto e registro anche i miei video all'interno del parco. Lascia un like, lascia un commento, iscriviti al mio canale, non costa niente e mala che vada ti farai due risate su tutti i miei errori. E mi raccomando, tra poco ci sarà anche una novità che vi dirò nei prossimi video. Il commento RB Videomaking di Renzo Bullo mi chiede che attrezzatura utilizzo per fare i miei video. Come visto dall'immagine iniziale, ho un po' di attrezzatura. Calcola che io non l'ho comprata tutta per fare lo YouTube. Tanta attrezzatura ce l'avevo già, come il drone, la reflex, il teleobiettivo e un action cam che non utilizzo più. Io ho acquistato successivamente la GoPro Hero 9 che sto utilizzando adesso per registrare, la Hero 7 e in futuro volevo comprare la Insta360, più ho anche un microfono Yeti a condensazione, diciamo che ho i farettoni anche per la luce, il green screen. Nel tempo ho comprato un po' di attrezzatura, però se me lo chiedevi per creare contenuti su YouTube, si può usare anche semplicemente il cellulare. Tanti youtuber usano solo il telefono e fanno dei bellissimi contenuti. Io preferisco utilizzare attrezzatura audio e video separata dal telefono perché le registrazioni col telefono a me non piacciono. Arriviamo al commento di Ok, purtroppo non so il tuo nome, so che sei dalla Sardegna e mi ha fatto piacere che ti ho ricordato con il mio video dell'autodromo i momenti che andavi a vedere le gare. Sì, veramente entusiasmante, l'autodromo, le gare, il Parco di Monza è una cosa fantastica. E sicuramente grazie che mi adori e che ti piace tanto il mio canale. Spero che lo scoprano altre persone e spero che ravvivo un po' la giornata di chi mi riguarda. Il mio obiettivo è quello: farvi sorridere, istruirvi su qualcosa che io so e voi non sapete e tanto tanto altro. Mi raccomando, ok, continua a seguirmi e continua a commentare. E se hai amici, fammi conoscere ai tuoi amici, condividi i miei video, almeno così capiscono
cresco un po' più velocemente? Spero di sì, spero di sì. Come diceva Luca, voglio arrivare a 5.000 iscritti entro Natale. Obiettivo e traguardo veramente difficile da raggiungere, penso proprio difficile. Siamo arrivati al commento di Nicola Ricchicchi, che mi augura una buona guarigione. Fortunatamente sono guarito, vero, il commento è di circa di 4 settimane fa. Sono guarito, grazie per i complimenti a mia figlia. E un altro commento che mi ha fatto un sacco piacere, hai menzionato che io sono una persona colta e conosco molti argomenti, sono informato su molti argomenti, scusa. Sì, vero, io sono un appassionato di fisica, di tecnologia, di informatica, lavoro in una multinazionale di semiconduttori dove creiamo dal nulla i processori. Se ti interessa sapere che cosa combino al lavoro e com'è il mio lavoro, fammelo sapere nei commenti. Mi raccomando, continua a commentare, continua a seguirmi e fallo scoprire ad altri tuoi amici il mio canale per farlo crescere un po' più velocemente. Comunque grazie come sempre che continui a commentare. Ciao! Siamo al commento di Simone Gatti. Ho avuto uno scambio di messaggi con lui perché mi ha commentato il mio video sulla vita a turni. Lui ha iniziato a lavorare a turni, mi ha detto che dove lavora purtroppo lo pagano poco, anche se è a ciclo continuo, quindi sabato e domenica lavora anche lui. Ah Simone, come vedi oggi è domenica, sono al lavoro a fare il secondo, c'ho una voglia. Comunque il tuo stipendio effettivamente è basso, confronto gli stipendi minimi che ci sono dove lavoro io. Comunque mi raccomando, continua a commentare e se vuoi farmi qualche altra domanda sul mio lavoro o la retribuzione, non esitare anche sotto questo video. E ora parlo del commento di Antonella Tettamanti. So che ti piace un sacco la 500 Repoca, infatti ne ho approfittato, oggi l'ho tirata fuori anche se piove, speriamo che non piova perché se no mi si rovina. Ho visto che commenti un sacco dei miei video, ti ringrazio tantissimo, continua a farlo, mi raccomando, ti ringrazio per i complimenti a mia figlia e purtroppo devo declinare l'invito a uscire per bere qualcosa, mi spiace, ma non esco con i miei iscritti. E mi raccomando, continua a commentare che mi fa un sacco piacere. Ho visto che ne hai fatti veramente tanti, ne ho preso solo uno dei tuoi commenti. Ciao Luca da Genova, grazie, grazie che mi auguri di arrivare a 5.000 iscritti. Me lo auguro, è che il problema è che cresco piano, troppo piano. Cresco troppo piano, vorrei crescere molto più velocemente. Mi piacerebbe arrivare a 5.000 iscritti per il 24 di dicembre come regalo di Natale, ma non penso, mi sta andando un po' maluccio in questo periodo, anche se c'è una novità che vi dirò nei prossimi video. Ti ringrazio che mi segui praticamente dall'inizio, è vero, tu commenti sempre. E non ti preoccupare, a me mi fa un sacco piacere nominarvi nei miei video, specialmente nei quei, se i commenti che fate sono veramente belli, perché no nominarvi, ve lo meritate sicuramente. Mi raccomando, continua a commentare, continua a seguirmi e dillo ai tuoi amici di seguirmi, spero di sì, dai, ciao. Siamo al lavoro per Halloween e sono arrivato purtroppo ai commenti critici. Ne ho scelti solo tre. Iniziamo con il primo. Conan il distruttore dice che i prodotti della Parkside sono spazzatura. Ma hai ragione, cioè non sono prodotti sicuramente professionali. Tipo io possiedo degli attrezzi della Makita e sono un altro pianeta. Poi c'è da dire che due trapani della Makita con tre batterie lo paghi 300 euro. L'equivalente della Parkside se spendi 50 euro è tanto, quindi diciamo che sono prodotti adatti per lavoretti fai da te, non per un professionista, io lo dico sempre nei video. Comunque mi ha fatto piacere della tua critica, spero che continuare a seguirmi e continuare a commentare i miei video. Siamo arrivati al commento di FG, che mi puntualizza sotto il mio video del trapano a colonna, che invece di dire mandrino, dico mandrillo. Mandrillo è uno scimpanzé. Purtroppo, non so perché, quel giorno durante le registrazioni
ho sbagliato a dire una parte, il nome di una parte del Trapano e continuavo a dire Mandrillo. Grazie per la tua critica e la tua puntualizzazione. Infatti, nel commento del sotto il Trapano ho specificato che sbagliavo a dire Mandrillo. Può capitare, può capitare. Siamo alla sera di Halloween, io sono vestito per andare a lavorare, mi tocca una notte, ma siamo arrivati all'ultimo commento critico. Stefano Orru, spero di pronunciarlo correttamente, il tuo nickname, che mi critica il mio video su Nikola Tesla, il documentario che l'esposizione audio è pessima. Hai perfettamente ragione, erano i miei primi video che facevo e mi sono reso conto che ho un problema a esporre un discorso scritto a computer, cioè se io leggo mentalmente non mi blocco, ma appena che inizio a leggere ad alta voce leggo malissimo, non do enfasi nel brano e effettivamente mi spiace dirlo, ma fa veramente cagare quel video lì. A livello grafico no, ma a livello audio è veramente pessimo. E devo accettare la tua critica perché hai completamente ragione. Shoinid, mi raccontavi il commento di velocemente, quindi una guarigione. No. Q&A. Siamo arrivati. Porca miseria. Siamo al secondo video dei vostri commenti dove vi menziono